0 Cremonese, poi mettersi con cura la tavola di Castagnetti, questo calcio di rigore che Insigne col saltello e con la frutta trasforma nel duello dell'1-1, spiazzando Agazzi. Emanuele, l'ultimo gol del primo tempo, il tempo che termina 2-1 per la Cremonese, perché dopo un'azione bellissima con 5 passaggi a Rimi sull'extra pass di Castagnetti, spinge in porta il gol del 2-1. Tutto ciò in funzione della gara del più 11, ne ha soltanto 6, si tiene il blocco offensivo davanti, il blocco offensivo, mentre Simone Verdi che riceve da Insigne, fa 2-2 la deviazione proprio di Castagnetti, decisiva della porta. Napoli che cresce, che trova anche il gol del 3-2 da Verdi, buon controllo, sbagliata per Younes dopo il gol del Tutino. Controllo del destro, con il 3-2 sembra fatta, ma comunque la difesa ha anche messo in campo le seconde linee, ha dato quasi tutta la squadra, anche Rastelli, e invece la palla persa di Cagliacol, Sottico fa questa cosa qui, da vedere, rivedere e rivedere ancora, una meraviglia assoluta, Meretta non riesce a bloccare la traiettoria del pallone, e la palla finisce dentro, spettacolare Danilo Sottico, che è ancora più lontano di Kane, perché già